Buongiorno, anzi qua si dovrebbe dire buonasera, sono negli Stati Uniti, sono le 9 di mattina, anzi sono le 9.44, ieri sera abbiamo fatto tardi, ho fatto tardi per sentire eh, la convention democratica. Eh, beh, devo dire che ehm, ha parlato Hillary Clinton e questo lo vedrete oggi sui giornali, la sua è stata una posizione abbastanza, come si può dire, di sinistra, cioè contro i ricchi eh, che pagano poche tasse, per il, gang, per il controllo delle armi. Insomma ha fatto delle grandi aperture più a Sanders, cioè il, eh, il, 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 il suo concorrente alle primarie, che ai moderati repubblicani, anche se eh, questo eh, eh, appare sui giornali. Ma la cosa incredibile di ieri non è stato tanto il discorso di Hillary Clinton, ma mi ha davvero colpito il discorso della figlia Chelsea Clinton. Allora, eh, forse per gli standard italiani eh, ed europei è una cosa eh, particolare, bisogna leggerla con chiavi di lettura diverse, la Convention Democratica, ma anche quella repubblicana di Donald Trump. Su quella eh, di Donald Trump abbiamo esercitato tutta la nostra arte critica prendendo per in, gi in giro il, la gente, i bikers, eh, eh, quelli che volevano le armi, eh, le armi all'interno della convention, eh, i personaggi strani. Ma ieri io invito tutti quanti a vedere da qualche parte sulla rete la potrete trovare. Mh, invito a vedere il discorso discorso di Chelsea Clinton, della figlia nei confronti della madre, in cui alla fine retoricamente dice vorrei avere anch'io dei figli che siano orgogliosi di me come io lo sono di mia madre. È stato un discorso imbarazzante, sembrava scritto da un, ehm, da un sceneggiatore di serie B di una fiction italiana oppure di una di quelle fiction sudamericane che vanno alla grande, soprattutto a Mediaset dove fra poco andrò, tipo il segreto. Eh, nel senso che eh, eh, è una roba eh, piagnucolosa, di orgoglio, Wow, never ever! L'avrà detto dieci volte, mai, eh, mai nella mia vita potrò pensare di tradire la fiducia di mia madre e, e, e cose di questo tipo. Era un discorso non smielato, imbarazzante, non c'era nulla dentro, nulla. Io ho preso degli appunti, cercavo di prendere degli appunti per dire vediamo che cosa dice già l'idea. Eh, la nonna sarà, sarebbe orgogliosa di te, tutto così, eh, e poi perché mia madre è l'unica che può combattere con, eh, a favore dei diritti degli LGTB e poi ehm, eh, per il climate change, per i cambiamenti climatici e poi il gun control, cioè la figlia raccontava quell'anima un po' desinistra che i giovani dovrebbero avere secondo le indicazioni probabilmente degli eh, spin doctor nei confronti del... Eh, Dell'elettorato. Insomma, se tu e voi vedete Chelsea Clinton ieri che parlava al congresso con il padre eh, Bill, il traditore, perché tutto è tranne che quello non si può dire non sia il traditore della madre della figlia, con una ragazzina che aveva la stessa età della figlia, bene, questo nell'America eh, del congresso si dimentica così come in Italia si dimentica. Con... Mi sarebbe piaciuto avere un giornalista italiano che invece di essere pregiudizialmente contro eh, Trump o anche a favore di Trump, perché Trump ne dice di tutti i conti, Oggi l'Economist, e poi ne parleremo più tardi, eh, fa una, una, una copertina abbastanza condivisibile. Ma insomma, se un osservatore, eh, che purtroppo non sono io, che sapesse scrivere e conoscesse bene l'America, raccontasse eh, ieri il congresso democratico, racconterebbe di un'America che è veramente anni luce rispetto all'Italia, all'Europa, nel bene e nel male. Ieri noi non avremmo fatto passare le dichiarazioni di Chelsea a Clinton perché l'avremmo. Ridicolizzata nella sua retorica di quarto grado, da sop di, con tutto il rispetto, di rete 4. Detto questo, eh, andiamo sulle cose serie. E oggi, eh, il eh, venerdì, esce l'Economist, la copertina è l'Europa divisa in due, non è più tra destra e sinistra e questa è rivolta, eh, non è una grande scoperta, finalmente l'Economist è arrivata e tra quelli che vogliono chiudere e quelli che vogliono aprire, tra quelli che vogliono i muri e quelli che non li vogliono. Questa semplificazione dell'Economist io non la condivido, perché l'Economist fa semplicemente una eh, divisione eh, tra buoni e cattivi, i buoni sono quelli che vogliono aprire, i cattivi sono quelli che vogliono chiudere, non capendo che le sfaccettature purtroppo sono molto diverse. Dice oggi c'è un rischio, e questo forse è vero, che non è più quello del comunismo, e anche questo forse è vero, e cioè il rischio della chiusura delle frontiere. E io su questo lo condivido al 100%. Ma se pensiamo di eh, combattere la chiusura delle frontiere con le accoglienze alla Merkel, con l'incapacità di accogliere appunto in maniera ordinata gli immigrati, beh allora l'economy sbaglia. Se pensiamo di difendere l'Europa, come ha difeso l'Economist eh, alcune scelte completamente sbagliate dell'eurocrazia allora sbagliamo comunque il tema dell'Economist è sempre interessante come voi sapete l'Economist ragiona per l'establishment internazionale e europeo chi ha voglia se lo lega stupendo oggi eh, contro il Papa decisamente contro il Papa e le sue guerre eh, che non è di religione ma di interessi economici ieri si era esercitato e Macioce, oggi molto bello il pezzo di Cerasa, ma anche quello di Ferrara, in cui dicono ma quale guerra di interessi economici, questa è una guerra di religione, è una guerra contro i cristiani in Medio Oriente, leggetevi con attenzione oggi Cerasa il Foglio per capire come questa, religione anche nei fatti, questa guerra anche nei fatti sia di religione. Ehm, eh, Parisi fa un, fa un po' di interviste ovunque e il nuovo, si capisce anche se non lo dice, il nuovo leader del centrodestra Diciamo, l'unto dal Signore cioè da eh, Berlusconi rispetto agli altri ha un grado di autonomia superiore agli altri unti dal Signore rispetto a Berlusconi e Berlusconi forse è meno presente interessante la sua posizione dice non ha ehm, eh, più eh, le penisti cioè sostanzialmente una borta sbattuta in faccia a Salvini che ovviamente non se lo fa dire due volte lo attacca e oggi la Palmerini sul sole eh, dice in realtà quella di Salvini non è una battaglia contro Parisi ma contro Maroni, Maroni e Parisi sono due che si conoscono sin dall'articolo 18, i tempi della Confindustria, in cui Parisi era il direttore generale della Confindustria con Amato, grande presidenza della Confindustria, forse l'ultima grande presidenza della Confindustria, in cui la Confindustria sperava di fare ancora qualche cosa per questo paese e non per i vertici e per il loro futuro politico. Moltissima eh, economia oggi sui giornali, la cosa fondamentale è la lettera di Marina Berlusconi contro Bolloré, nel senso che dice negli affari ancora contano le di mano, oltre che i contratti che noi abbiamo siglato con Vivondi, il fatto che loro non li rispettino eh, è una cosa incredibile per la figlia di Silvio Berlusconi ed è devo dire imbarazzante in effetti il comportamento di Vivondi, lo spiega bene Federico De Rosa oggi su Corriere della Sera in cui dice attenzione perché stanno lavorando dei pontieri per mettere insieme ancora Mediaset con i francesi. La storia la sapete tutti quanti, i francesi di Vivondi avevano comprato una parte di Mediaset che si chiama Mediaset Premium, Premium che faceva sostanzialmente le partite ed è il concorrente di alla fine dicono noi non lo prendiamo più dopo aver firmato il contratto. Marina si arrabbia, Federico De Rosa sul Corriere ci racconta perché i francesi non lo comprano, perché in realtà il buco che c'aveva questo Mediaset Premium non so se previsto o non previsto, evidentemente io posso dubitare che ci sia un buco non previsto, i francesi con tutti i loro avvocati eccetera non se ne accorgono, però la situazione di Vivendi è tale per cui sta perdendo un miliardo e mezzo in Telecom perché ha comprato dei titoli a un prezzo superiore a quello che oggi valgono, un miliardo e mezzo a Telecom Italia. Potrebbe perdere dei soldi per svalutare la nuova acquisto di Mediaset Premium, non gli stanno andando bene alcune acquisizioni che ha fatto negli ultimi anni, quindi i francesi alla fine per evitare di perdere, di svalutarsi o di fare degli accantonamenti di bilancio importanti, cioè segnare nel conto economico come negative alcune poste, decidono di rompere un contratto con eh, gli italiani di Berlusconi. Devo dire, è una storia molto interessante anche perché Bolloré è sempre stato considerato un grande amico di Silvio Berlusconi e il loro trade union si chiama Tarak Benamar che è sempre stato considerato il berlusconiano in Francia o il francese berlusconiano in, in Italia. Quello che volete, insomma, c'è un intreccio tra queste famiglie, Bolloré, Tarak Benamar e Berlusconi, che sembrerebbe rompersi. Quindi per chi è appassionato ai fogliettoni economici, questo è fatto. Alla grandissima. Torna in campo Corrado Passera nella cosa che sa fare meglio, cioè eh, la finanza, eh, non tanto la politica rispetto ai risultati che lui ha ottenuto. Detto questo, il suo tentativo anche con Parisi è stato un tentativo eh, mh, che ha avuto una sua dignità, ma comunque sia lui ritorna in campo per fare l'amministratore dedicato del Monte dei Paschi di Siena. Mi viene da dire che come è stato gestito negli ultimi anni nella sua incapacità, del Monte dei Paschi di Siena, nonostante tanti aumenti di capitali e soldi che sono entrati nella banca, di risolvere i suoi problemi, ci vorrebbe più che che Un piano industriale effettivamente un amministratore che lo tiri via delle secche. Quindi non è sbagliata l'idea di un nuovo piano di Passera fatto con UBS, una grande banca internazionale. Questo piano prevederebbe di togliere un po' di questi debiti eh, di questi prestiti incagliati, di queste sofferenze, ma eh, tutto questo è in concorrenza con un altro piano. Quindi oggi, tra oggi e domani si capirà se vince il piano di Passera o il piano di Mediobanca. Piccola considerazione, so che l'economia interessa poco, però è Santissimo nei grandi poteri dell'Italia, qua un'altra volta troviamo un uomo d'intesa passera, anche se non lo è più, ovviamente, contro Mediobanca. Anche su RCS c'era Mediobanca contro Banca Intesa di Michciche e Messina, e lì Mediobanca ha perso. Se dovesse perdere anche Monte de Paschi di Siena sarebbe una storia veramente incredibile. Difficile da credere. Della Valle non ci sta a perdere il Corriere della Sera a proposito di Corriere della Sera perché fa un ricorso al TAR per la decisione della Consob di non annullare l'offerta di, eh, ehm, eh, di Cairo. Funziona sempre così, in Italia quando uno perde c'è sempre un giudice al quale potersi rivolgere sperando che le cose vengano capovolte e spesso vengono capovolte. Infine lo commentano ovviamente tutti i giornali del, del gruppo Caltagirone, ma non solo, anche il Sol 24 ore, il cui direttore viene dal gruppo Cartagirone Napolitano, è una grande acquisizione fatta in eh, Francia dal gruppo Caltagirone, in realtà non è un'acquisizione, Caltagirone gli vende un pezzo di Acea che è la municipalizzata eh, romana e prende delle azioni di Suez che controlla appunto Acea ovviamente è un'operazione importante perché Suez è una grandissima società ma in realtà Caltagirone ne deterrà mi sembra il 3,5%, troppo poco per comandare e in Francia o in Belgio ci insegnano che gli italiani gli fanno entrare dalla porta di servizio ma al comando non nel frattempo, però, i francesi si sono comprati la municipalizzata romana in cui Caltagirone non tocca più palla perché è arrivata una sindaca che si chiama Raggi che con Caltagirone ha un conto in sospeso. Ultima acquisizione, quella internazionale fatta da Atlantia, che sarebbero le autostrade Benetton, Castellucci, beh, insomma si sono comprati l'aeroporto di Nizza. Il terzo aeroporto più importante di Francia, eh, erano in tanti a fare questa gara, in maggioranza c'erano, e eh, la cordata che vince è quella degli italiani, è una cosa incredibile, non perché gli italiani comprino e riescano a gestire eh, una gara così importante, ma perché quelli che gestiscono Fiumicino non così bene riescono a comprarsi un aeroporto come quello di Nizza, che è così importante e strategico per il Paese. In bocca al lupo ad Atlantia, in bocca al lupo anche ai passeggeri di Nizza, sperando che non venga gestito male come nel passato è stato gli aeroporti, sono stati gli aeroporti di Roma. Direi che c'è tanta carne al fuoco sull'economia, non sono cose sexy, però eh, vedrete che in funzione di queste cose il. Eh, eh, I poteri in Italia cambiano, Renzi in tutto questo fa vacanza e, e propone cose che oggi, lette oggi, danno il sapore del déjà vu, il solito Renzi. Ciao!